sembra ragionevolmente buono. Signor Ministro, può venire più avanti, non ci si può stare, ha detto. Grazie. Sì, mi pare che al vertice ne abbiano parlato, mi pare che, prima che ci sia un accordo, una possibilità di accordo sul testo che ancora non c'è, ma sono le idee che ci sono. Senta, dal punto di vista del... come il senza Berlusconi? Io lo sento come un atto di responsabilità che abbiamo fatto sia Berlusconi sia il governo Berlusconi, nel senso che siamo una maggioranza parlamentare non politica e quindi è un inedito nella storia repubblicana. Non manca la politica Berlusconi? Politica la sta facendo Berlusconi, essendo leader del centrodestra, a fare politica non è più il governo, ma politica del Parlamento. Dunque lui c'è, esiste. Lui c'è, sì, sì, molto presente. Grazie mille, grazie, buon lavoro. Cosa? Le disabili che presentano 15 ordini del giorno. Il decreto me li approvano. Buongiorno. No, me li approvano. Io non devo superare il tracciamello, se non se la prendono con me. Riduzione del numero dei parlamentari. Certo, anzi, noi saremo per il dimezzamento, poi ci rendiamo conto che bisogna essere anche pragmatici, ridurli dal 20% è già qualcosa. I suoi colleghi hanno paura di non essere diretti? Ma guarda, questo adesso io non glielo so dire. Sicuramente per chi sta facendo un lavoro e lo sta facendo magari con un grande impegno e passione, doverlo interrompere può essere un piacere. E con ritorno ai collegi, la sì, caccia di voti, come avverrà? No, ma qui proprio stanno prendendo in giro gli italiani, ma non c'è nessun ritorno dei collegi. Guardi, non cambierà niente, passiamo dal porcellum al bordellum, nel senso che i candidati li sceglieranno le segreterie dei partiti come adesso, metà in liste bloccate tale quale adesso, l'altra metà in lunghissime liste dove ci sarà il nome di un candidato a fianco del simbolo del partito, ma molto simile a quelle delle provinciali, e credo che nessun cittadino italiano, quando ha votato le provinciali, abbia nemmeno letto il nome del candidato che pure era stampato a fianco. E in compenso gli italiani tolgono ben di più, quello di sapere prima delle elezioni quale sarà la coalizione, quale il programma e quale il premier che governerà il paese. Grazie. A voi. Mi chiedo. Chi è che sarà? Ah, il palazzo non vuole. Sì, che non vuole. Che vuole. Sì, ha detto di dato. No, poi devo parlare con lui, bisogna chiarire alcune cose. No, Antonio sostiene il contratto. Hai ragione. Vabbè, poi ti spiegherà lui. Tirate dal merito. Poi, l'ho detto, andiamo nel merito. Andiamo nel merito. Il merito. Infatti, è un periodo dove si è abbastanza. Il problema è anche
se lo facciamo adesso che interviene, così riprendiamo tutto. Dove lo vuole fare qui una battuta anche per la radio? La facciamo di là. Fermi tutti, non andiamo avanti nessuno. Non andiamo avanti, sei pronto? Dateci voi via, possiamo? Andiamo? Vai. Onorevole, questo accordo che sarebbe stato trovato sulla legge elettorale, lei che vuole? Sì, parliamo. Allora ricominciamo da qua. Ricominciamo. Scusate, ma. No, facciamo due cose, se per lei va bene. Io che non avevo capito. No. Allora, onorevole, che ci dice su questo accordo che hanno trovato sulla legge elettorale? Dalla porcata alla vaccata. La vaccata. Il nostro Stato sia molto ridondante dal punto di vista istituzionale, neanche molto lungo. Credo che ci sia almeno un livello di troppo tra regioni e province, probabilmente ci sono anche troppe regioni poco differenziate dal punto di vista del merito, perché ovunque nel mondo, anche negli stati federalisti con gli Stati Uniti, gli stati piccoli non fanno tutte le stesse cose che fanno gli stessi stati grandi, mentre da noi è tutto uguale. E poi c'è certamente un numero complessivo, parte ridotto negli ultimi tempi, ma comunque ancora elevato, tra consiglieri comunali, provinciali e regionali. Se tanto di parlamentari, ha paura di non essere rieletto? No, guarda, io ormai ho un'età tale, ho già dato molto alla politica, per cui accetto questa situazione con la massima serenità. Ho fatto per 15 anni l'assessore regionale, una legislatura in Parlamento, mi piacerebbe fare la seconda, se non c'è possibilità. Non in pensione, però il mio lavoro, come facevo prima in politica. Cosa faceva prima? Io facevo l'avvocato, sono entrato in politica piuttosto tardi, ero già da qualche anno, 40 anni. E tornerò a fare l'avvocato? Tornerò a fare l'avvocato, non è un problema. E con il ritorno al collegio, come si andrà a caccia di voti? Beh, ritorno al collegio se sarà, adesso stiamo discutendo ovviamente su alcune notizie giornalistiche e per quanto mi riguarda su alcune informazioni che ho da coloro che hanno partecipato, gli Sherpa, che hanno partecipato alla stesura della bozza. Si dovrebbe applicare il sistema tedesco, nel senso che nel collegio comunque vince quello che prende il voto in più. Quindi in realtà i cittadini hanno la possibilità di scegliere il candidato di riferimento territoriale, anche se con la divisione dei parlamentari, con la divisione tra collegi e liste, di fatto i collegi saranno molto più grandi di quelli che eravamo abituati a conoscere, quindi saranno, io credo, intorno al 10%. Quindi un contatto col territorio comunque presente, ma non così stretto come era nel collegio della Camera, il Mattarello e così via. Con collegi, qual è la categoria di parlamentari che viene penalizzato? Sicuramente quelli che hanno meno rapporto con il territorio. Il collegio peraltro, essendo un sistema maggioritario, evidentemente richiede anche di valutare una valutazione sulle forze politiche che cambiano quel determinato parlamentare. Io per esempio vengo da scuola delle preferenze perché il Consiglio regionale si è eletto con preferenza unica, sono sempre arrivato primo, quindi però la preferenza, come dire, ha una quota più o meno limitata di persone che sono fortemente affezionate a te e che ti votano e scrivono il tuo nome, cioè scrivono il suo scritto. Nel collegio invece è stampato, quindi lì, come dire, c'è, anche se appunto se avremo collegi da 300.000 abitanti, ci sarà sostanzialmente una prevalenza comunque della proposta politica e quindi del candidato, quindi sarà un mix tra candidato e proposta politica. Tra collegio e preferenza lei cosa preferisce? Allora, da un punto di vista teorico la preferenza è il sistema migliore. Dal punto di vista pratico non esiste più in nessun grande paese occidentale perché purtroppo rischia di essere una forma di inquinamento della politica molto molto ampia, perché la costosità della campagna elettorale con le preferenze e i condizionamenti che possono essere, se dovrà arrivare per forza del riscambio, sono potenzialmente molto, molto grandi. Quindi, in teoria è un buon sistema, in pratica è difficile che funzioni. No, ho parlato con nessuno, credo che la notizia sia ieri, quindi
cioè la notizia davanti a qualche giornale per addetti ai lavori, quindi adesso diciamo, il grosso se ne sta interessando in queste ore, credo che come sempre ci saranno a vedere per capire se è una roba seria o se stiamo ancora parlando così. Secondo lei non la fanno questa riforma? No, io credo che la politica ha bisogno di lavarsi in bagno, certamente questa riforma, anche se non è una condizione per qualcuno sarà troppo blanda e l'altro elevata, è comunque un metodo corretto. È un passo avanti o uno indietro? Ma non... se applicato bene. E, ripeto, non è che è rivoluzionaria dal punto di vista della preferenza, perché pare che la preferenza non ci sarà, però dà comunque, restituisce comunque ai cittadini una possibilità di scelta. Bisognerà vedere come saranno formate le liste, se cioè saranno fatte ancora tutte dai partiti o se sarà meno un mix, ad esempio formato dai migliori perdenti dei collegi. Questi ancora sono dettagli che possono fare la differenza in un giudizio più positivo o meno positivo. La ringrazio. Grazie. Arrivederci. Gava. Di che? È il gruppo misto. Il gruppo misto, grazie. Grazie mille, grazie.